Per quanto mi riguarda, è impensabile che una persona per tutto il proprio percorso universitario faccia solo quello, solo l'università, arrivando a, bene che va, 24-25 anni senza nessuna esperienza nel mondo reale, nessuna esperienza lavorativa. E questo per tre motivi. Il primo, già ne stiamo parlando, è quello lavorativo, perché c'è una tale scissione tra il mondo accademico e quello lavorativo che arrivare appunto a quest'età senza nessuna esperienza è una pessima strategia. Poi, arrivati a quest'età, ci si lamenta del fatto che non si viene assunti, c'è quasi il meme del fatto che per essere assunto ho bisogno di esperienza, ma per fare esperienza devo essere assunto, e quindi da quale si comincia? Bisognava iniziare prima. A parte poi che non è neanche detto che l'università nel nostro specifico caso sia la scelta migliore, questo dipende da tanti fattori, tante cose da tenere in considerazione, quindi non è neanche detto che appunto nel nostro caso, per la nostra specifica situazione, per quello che vogliamo, l'università sia la scelta migliore. Dopodiché, secondo aspetto è quello personale e di sviluppo, perché questa fascia di anni tra i 20 e i 25-30 anni è fondamentale per quanto riguarda la formazione del nostro carattere, la nostra capacità di prendere decisioni, di prenderci delle responsabilità, di gestire il tempo, di gestire lo stress, che di conseguenza è uno spreco fare solo una cosa, quindi solo l'università in un periodo di anni così importante, così fertile per la nostra crescita, che appunto ritengo uno spreco il fatto di fare una singola cosa, tra l'altro molto poco formativa dal punto di vista pratico. Quindi non solo perdiamo l'opportunità di fare tante altre cose fondamentali, importanti per noi, ma la perdiamo in un periodo ancora più importante. Terzo punto, perché non aggiungere il fattore dell'indipendenza? Perché ovviamente è tutta un'altra cosa non dover continuare a chiedere i soldi ai propri genitori. In tutto questo, per quella che è la mia opinione, mi sento di escludere solo medicina, perché il mondo del lavoro per medicina funziona diversamente e anche il percorso è più complesso degli altri. Questo non significa che si abbia il tempo e si abbiano le energie per fare solo quello, però è un discorso diverso. Andiamo avanti, entriamo nel vivo del video. Di base, si pensa, si dà per scontato che l'università sia molto difficile, molto complessa. Per quanto mi riguarda, non è così. Secondo me, l'università è semplice. Attenzione, prima di arrabbiarvi, non ho detto facile, ho detto semplice. Fra poco torniamo sulla differenza. Comunque, semplice, l'opposto è composto, facile, l'opposto è difficile. Non sto dicendo che l'università sia facile, sto dicendo che è semplice. Tra poco arriviamo meglio appunto alla differenza, ma perché dico questo? Perché dico che l'università secondo me è semplice? Perché il percorso universitario è già scritto, è una strada già spianata davanti a noi, molto molto chiara, ed è una strada nella quale dobbiamo prendere pochissime decisioni e pochissime responsabilità. Di responsabilità se ne hanno davvero poche, praticamente non ci sono le responsabilità all'università, se non quelle davvero basiche. Stessa cosa per quanto riguarda le decisioni. Queste due cose, le responsabilità e le decisioni, sono due tra le cose più difficili da gestire nella vita a livello di stress, a livello emotivo. Vi assicuro, le decisioni e le responsabilità sono molto molto complesse, e io mi sono accorto che all'università queste due cose non ci sono. Tra l'altro, già qua si comincia a capire il punto numero due sul quale ho insistito tanto, sul perché ho detto che serve qualcosa in più per formarsi a livello caratteriale, a livello personale, perché mancano questi due elementi fondamentali all'università. Le università si hanno poche responsabilità o quasi nulla. Stessa cosa per quanto riguarda le decisioni, e non mi venite a dire che scegliere se dare l'esame al primo o al secondo appello sia una decisione difficile, perché non lo è. E ve ne accorgerete una volta finita l'università, ve ne accorgerete quando sarà troppo tardi di questo discorso del cavolo, effettivamente prima non avevo tante decisioni complicate, responsabilità da prendere, quando magari invece pensavo fosse così. Adesso arriviamo appunto alla differenza tra semplice e facile. Allora, ho definito l'università semplice proprio perché è un percorso già scritto, già sappiamo esattamente tutto quello che dobbiamo fare ogni anno, quali sono le materie, quali sono i libri con cui studiare, è tutto già scritto, non bisogna prendere delle decisioni, quindi non è complessa, la via è precisa. Questo non significa necessariamente, spesso lo è, ma non significa necessariamente che sia facile, perché poi appunto bisogna parlare di facilità, quindi semplice appunto l'opposto è complesso, facile l'opposto è difficile. Non ritengo assolutamente ingegneria facile, non ritengo fisica, matematica, informatica, medicina delle facoltà facili. Sono semplici anche quelle perché sono già scritte, però non vi verrò a dire che sono facili. Però vi assicuro che tra qualcosa di complesso e qualcosa di difficile
è meglio qualcosa di difficile, qualcosa di complesso, è quando non sappiamo effettivamente cosa fare. Per esempio, avviare un'impresa, un'attività è complesso perché non abbiamo nessuna garanzia, non abbiamo un percorso scritto davanti a noi e quindi di nuovo ritorniamo a decisioni difficili da prendere, il che significa anche incertezze e responsabilità. Poi, purtroppo, molto spesso l'università diventa più difficile, più complessa di quello che è realmente per il modo in cui viene affrontata. Vi nomino, vi faccio alcune parole che se siete universitari saranno molto probabilmente familiari. Allora, demotivazione, disorganizzazione, anche un pizzico, anzi parecchio più di un pizzico, di incertezza, del sono nel posto giusto, sto facendo la cosa giusta, questa continua disorganizzazione, sentirsi indietro, adesso vabbè non sto neanche più nominando parole singole, però sto nominando dei concetti che molto spesso, diciamo, popolano anche giustamente l'emotività di uno studente universitario e in particolare mi focalizzo sulla disorganizzazione e sulla demotivazione e per quanto mi riguarda, di nuovo queste sono mie opinioni, per quanto mi riguarda tutto questo non è causato tanto dall'università in sé ma dal come la si affronta perché secondo me si dà un eccessivo peso, un'eccessiva importanza all'università che questo da una parte ci porta a far sì che sia più stressante, ok? Perché se io do troppa importanza ad una cosa, ad una singola cosa, ripongo tutta la mia fiducia, tutto il mio lavoro su una singola cosa, è molto rischioso, è molto stressante, perché se quella singola cosa va male, siamo rovinati. Infatti ne ho parlato anche nel video su cosa fare quando tutto va storto. D'altra parte, se io do eccessiva importanza all'università, do tutto il mio tempo, dedico tutto il mio tempo solo a quello. Infatti la maggior parte degli studenti universitari fanno solo quello, non sono studenti lavoratori, studenti atleti, studenti con delle attività laterali che fanno, ma fanno solo quello, quindi tutto il loro tempo è principalmente in direzione di quello. E voi direte, beh, meglio così, è più facile affrontare il percorso. No, no, è più difficile perché quando si ha un'intera giornata per studiare, studiare è la cosa più difficile del mondo. Vedete che se voi lavorate, se voi avete un'altra attività, le poche ore, o insomma non necessariamente poche, che potete dedicare allo studio saranno molto più produttive quando vi mettete lì sui libri. Sì che riuscirete a studiare, sì che riuscirete a concentrarvi. Voi non avete, voi adesso è generico, non avete problemi di concentrazione, ma avete problemi di tempo, nel senso che ne avete troppo, troppi pochi pensieri pratici e quindi la nostra mente vaga, non si riesce a concentrare su una singola cosa. Vedete che se lavorate, quando andate a lezione, non vi perdete con la testa, sarete molto più focalizzati. Quindi, secondo me, gran parte del problema è l'eccessiva importanza che si dà all'università con conseguente stress, il troppo tempo che si dà con conseguente in realtà poi perdita di tempo e di demotivazione perché si ha troppo tempo per fare quelle attività. È fondamentale però, dato l'argomento, fare un disclaimer. Io quando parlo di questi discorsi mi astengo dall'entrare nei casi singoli psicologici perché io adesso sto parlando di demotivazione eccetera eccetera, difficoltà a concentrarsi. Ovviamente io non mi riferisco a casi particolari nei quali ovviamente si possono assolutamente avere dei problemi seri. Io non sono uno psicologo, quindi tutto questo, diciamo, esclude i casi limite perché molto spesso faccio video di questo tipo un po' cattivi come è stato quello sulla multipotenzialità, o meglio contro la multipotenzialità, contro la noia, adesso questo contro la sola università. Però attenzione, io non sono uno psicologo, quindi non è che sto dicendo che la depressione non è... No, assolutamente no, quindi attenzione, distinguiamo i due campi. Comunque, se in tutto questo mi vedete particolarmente cattivo, però virgolettiamo questo cattivo perché ovviamente non c'è cattiveria, o comunque particolarmente acceso, è perché io, allora, se mi seguite, lo sapete, faccio tre cose che sono l'università, per quanto mi riguarda in realtà in questo momento della mia vita, è, non dico l'ultima ruota del carro, però sì, in realtà lo è, le gare di memoria e l'aspetto lavorativo, questo che vedete sui social, i corsi, eccetera, eccetera, che tra parentesi è molto più complesso e molto più impegnativo di quello che si vede dall'esterno. Io in genere, quando parlo di qualcosa, tendo sempre a dire, guardate, che è più semplice di quanto sembra. Così è per quando faccio le mie varie cose con le gare di memoria, questi risultati incredibili, dico, guardate, è metodo, è più semplice di quello che sembra, c'è sempre un metodo da seguire, eccetera, eccetera. Il che è così anche per quello che faccio, ma questo aspetto lavorativo di corsi, social, consulenze, eccetera, eccetera, è parecchio più complesso e impegnativo di quello che si vede dall'esterno, perché dall'esterno si vedono i video, quando i video sono una piccola cima di un iceberg molto più complesso. Quindi chiudiamo questa parentesi. Capite bene che quando poi sento dire da uno studente universitario che fa solo quello, non ho tempo, mi inaltero un po', ovviamente, perché il tempo c'è, ce n'è anche tanto, perché di cose se ne possono fare davvero tante. Appunto, nel mio caso io sono sia studente che lavoratore che atleta,
non è facile, assolutamente, e sono dell'idea che 3 siano assolutamente troppe. Ne ho risentito molto l'anno scorso, infatti tra i buoni propositi del 2023 in realtà ho messo cercare di fare di meno, cioè non così, l'ho messo molto nello specifico perché mi sono stressato parecchio, però vi assicuro che è possibile e soprattutto è formativo e dà tanta soddisfazione. Non necessariamente fare 3 cose, ovviamente, ma per esempio essere uno studente lavoratore, uno studente atleta, il portare avanti una passione, un progetto, cercare di fare qualcosa oltre alla sola università. E non intendo gli aperitivi e solamente la palestra, qualcosa di più complesso, di più costruttivo, qualcosa che abbia un percorso, un'evoluzione, qualcosa che ci responsabilizzi, che ci insegni a migliorare in uno specifico campo, anche se questo non ha nulla a che fare con quello che facciamo all'università. Perché, di nuovo, tra i 3 motivi, insomma, di cui parlavamo all'inizio, il secondo, secondo me, è quello più importante, per quanto il primo sia fondamentale, quello lavorativo, secondo me è più importante il secondo. E mentre sul primo conta di più anche cosa stiamo facendo e se questo è attinente al campo nel quale vogliamo lavorare, nel secondo caso può essere completamente distaccato. A parte che poi in realtà, soprattutto negli ultimi decenni, negli ultimi anni, dal punto di vista del HR, viene data molta più attenzione anche al fatto che una persona si sia impegnata nella propria vita in campi anche diversi, proprio per questo, proprio perché si sa che è qualcosa che ci responsabilizza e che ci forma. Anche perché ci sono alcune abilità delle quali non sappiamo di avere bisogno perché non ne conosciamo l'esistenza. Allora, esistono le soft skills, e queste ormai le conosciamo tutti, insomma, public speaking, capacità di gestire il tempo, di lavorare in team, e sapersi muovere in ambito digitale, eccetera, eccetera. Ma poi, secondo me, ci sono alcune che possiamo definire le soft skills delle soft skills, qualcosa di difficile da spiegare, da capire, da identificare. Vi faccio un esempio. Capire le situazioni, capire le opportunità e saperle cogliere, capire le persone. Negli ultimi anni, per quanto nel mondo reale abbia pochi anni di esperienza a livello quantitativo, perché fino al liceo ero un mezzo, diciamo, rincoglionito, e però a livello qualitativo ho fatto davvero tante esperienze negli ultimi anni, e vi faccio un esempio. Ho sviluppato una capacità di capire abbastanza velocemente se una persona sia un chiacchierone oppure ci sappia fare. Cioè, la capacità di capire al di là del campo, perché ovviamente se parliamo dello stesso campo basta parlare a livello tecnico per pochi secondi, pochi minuti e si capisce, ma quando si esce dal proprio campo non è per niente detto che uno sappia identificare una persona che nel proprio campo ne sa, una persona che spacca, da una persona che chiacchiera e che in realtà non sa fare nulla. Questo è quasi un sesto senso, è qualcosa che però tu riesci a capire, riesci ad interiorizzare, riesci a sviluppare dopo tanto tempo. A me veramente bastano pochi minuti per parlare, si capisce più che altro dalle risposte. Quando fai una domanda, mediamente, se non riesci a capire la risposta, significa che quella persona non è tanto competente. Si potrebbe pensare il contrario, perché ne sa, perché è complicato. No, una persona molto brava, anche se gli fai una domanda molto complessa, ti sa rispondere in maniera molto molto semplice. Mediamente le persone che invece non ne sanno, adesso stiamo divagando, le persone che non ne sanno tendono quasi a fare delle supercazzole per uscire dalla domanda. E perché dico tutto questo? Perché questa specifica skill, che in realtà sembra molto ristretta, non lo è per niente. È un'abilità fondamentale il capire le persone, capire le situazioni, anche da dipendenti. Non ne parliamo se uno vuole fare il libero professionista, l'imprenditore, perché lì ti devi costruire tu la tua realtà di persone, di organizzazioni, eccetera, quindi devi necessariamente capire tutto questo. Ma anche per quanto riguarda un semplice lavoro in team, lavoro da dipendente, sono delle soft skills che si sviluppano solo facendo. E capite bene che se uno fa sempre le stesse cose, solo l'università, sempre le stesse persone, sempre gli stessi luoghi, senza nuovi stimoli, nuove esperienze, tutto questo è semplicemente proprio un altro mondo, cioè un distacco tra il mondo reale e la bolla nella quale vivete. Io vedo molto spesso che gli universitari vivono in una bolla bella, cioè perché non bisogna prendere decisioni, non bisogna prendere responsabilità, si ha tanto tempo per la vita sociale, per quanto sembra che non sia così, in realtà è assolutamente così, è molto bella come bolla, però non è il mondo reale. Quando poi si incontra quest'altra parte, ci si rende conto di tutto questo e soprattutto di tutte le mancanze che il vivere nella bolla per 3, 5, 7, 8 anni può comportare. Quindi il mio consiglio qual è di portare avanti qualcosa, che sia uno sport a livello agonistico, un lavoro, dei progetti, qualcosa di concreto, qualcosa di difficile, qualcosa che ci faccia
anche stressare, che ci obblighi a saper gestire il nostro tempo, le nostre energie, a conoscere nuove persone, persone competenti. Non avete idea di quanto è bello conoscere persone brave nelle cose che fanno, nei campi più disparati. Io, facendo le cose che faccio, ho la fortuna di conoscere continuamente persone davvero brave, particolari, in campi completamente diversi. Questo semplicemente non è possibile se uno fa solo l'università. Quindi portate avanti qualcosa, qualsiasi cosa questo sia, cambiate, fate, sperimentate, non arrivate a 24-25 anni senza aver vissuto nel mondo reale, ma solo nella vostra bolla. Video un po' cattivo, ma a parte che si vede, ci tengo soprattutto al punto 2. Questi anni non sono da sprecare, non si può per tra i 20-25 anni fare solo l'università. È uno spreco per quello che potenzialmente possiamo diventare un domani. Alla prossima. E... Ah, tra l'altro, in tutto questo non ho neanche nominato l'aspetto del metodo di studio, il fatto che gli studenti, paradossalmente, non sappiano studiare, spendano molto più tempo di quello che in realtà è necessario fare per studiare, quindi neanche considerando questo, neanche considerando che uno può studiare molto meglio e più velocemente.